Nadia. Nel 2016 abbiamo comperato. Nel 2016, sì. Cercavamo di impegnare dei soldini, io volevo il mare, lui contrario al mare, però quando è venuto qui gli è piaciuto perché c'era tutto un dietro che per lui era meraviglioso, gli piace andare in bicicletta, amiamo tutte e due girare per borghi, cittadine, scoprire i castelli, la storia e tutto, per cui questo qua allora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sesto anno che abbiamo la casa. Mi sembra ieri, siamo contentissimi, ci fa piacere. Siamo vecchiette, ce la possiamo gustare nei momenti migliori, perché veniamo a giugno, partiamo a metà luglio e si ritorna per settembre-ottobre. E niente, e in questo momento siamo qui perché devo dire che abbiamo trovato un'agenzia con delle persone esemplari, eccezionali, di una professionalità e di una simpatia incredibili. Ieri a metà strada ci siamo accorti che eravamo senza le chiavi di casa, le avevamo scordate a Como, e gentilissimi loro erano disposti a interrompere la loro domenica per passare in agenzia e darci le chiavi. Io direi che più di così non si può dire, nel senso che sono persone su cui assolutamente si può contare come amicizia e soprattutto anche come professionalità. Basta, non mi fa parlare più. dai, devo far fatica. No, perché mi veniva in mente, voi da quando avete comprato casa ci avete lasciato sempre le chiavi qui in ufficio, sì, certo. Perché essendo lontani, ecco, un imprevisto, non si può mai una cosa. Cosa poteva succedere? Possono scoppiare i tubi del gas? Può una gelata, anche se è un po' strana, qua, però potrebbero rompersi, è vero che noi chiudiamo tutti i rubinetti, però un'emergenza particolare in una casa ci può essere sempre. E noi abitiamo a Como, siamo un po' lontani, ecco, allora l'idea di poter avvisare qualcuno, guarda che lì sta succedendo, quindi se puoi andare tu a dare un'occhiata, ci faceva sentire tranquilli, ecco. In questo caso aperto, ci hanno aperto porta, per dire, per cui va benissimo. Sì. Grazie mille. Grazie a voi. È scesa la gran grazie a voi, per carità.